a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che manco perché abbiamo avuto diversi trasferimenti di casa e come vedete di maneggio. Infatti oggi vi presenterò il nostro nuovo maneggio e i suoi piccoli abitanti. Che sono folletti? Ci sono anche i gatti. E nulla, vi porto a fare un giro. Abbiamo questo bellissimo piazzale e troviamo lì una e due scuderie, la clubhouse Aspetta che l'altra non si vede. che dopo vedremo. Ok, di là c'è l'altra a destra. Vedete un bellissimo cavallo americano palomino in E lontananza. ora andiamo a vedere. A proposito, ok, dei piccoli abitanti, qui ci sono i gattini. Lei è l'unica simpatica che si fa coccolare, vero? Ciao, ciao. È la mamma del nostro gattino. Vabbè, magari lo spiegheremo in un altro video. Ciao. I gattini, che erano le piccole creature. Comunque, qui abbiamo la clubhouse. Entriamo insieme. Abbiamo sulla sinistra i bagni, la segreteria. E poi finalmente la clubhouse, che è molto accogliente. Abbiamo la cucina, oddio, zona pranzo e il salotto col camino. E tutte le foto dei cavalli che sono stati allevati qui dal proprietario, che è il signor Egua. E lì abbiamo altre, vabbè, insomma. Dal piazzale principale accediamo alla prima scuderia, quella principale, diciamo, che è composta da due file di box, tutte in muratura, e dalla selleria che troviamo qua. Intanto vediamo una cavalla bellissima. Sì, È chiusa. poi faremo. E prima che stavi facendo? Stavo mettendo il video. Sì, patata. Che pelle. Ma che pelle. Vabbè. Ok, possiamo vedere finalmente la selleria, se non si distrae il bambino ancora. E Accendi la comunque, luce. la luce, No, non c'è non so bisogno. accendere No, la no, non c'è luce, bisogno. comunque. Abbiamo tutte le selle, le tastiere, insomma una selleria come tante altre, però molto Molto simile. grande e comoda. Ognuno tranne noi ha Tranne noi, l'armadietto, perché noi abbiamo, la scatola. noi abbiamo qualcosa di migliore di un armadietto, che è una scatola. Barboni si nasce, non si diventa. Cosa? Niente. Ciao patata. Che cosa? Cosa? Facciamo vedere i box all'interno, quanto sono belli, grandi. Sì, certo. Ah, te l'ho impedito. Comunque. Quindi permesso. Vabbè, quindi non mi fa passare. Non ci fa. No, sta uscendo, anzi. Quindi, grazie. No. Quindi non uscire, quindi non Non uscire. sta uscendo. Che stronza che sei, smettila. Basta. Vabbè, quindi non vuole farci vedere dove abita. Perché? Comunque, allora, info per chi trova appassionante la vita di scuderia. Qui vengono rifatte una volta al giorno le lettiere e ripassate un'altra volta nel pomeriggio. Il fieno viene dato 4 volte al giorno e se il cavallo mangia il mangime, anche il mangime, 2 volte al due giorno. volte al giorno, non mi mangiare, grazie. E ovviamente le due ponette sono
sono le nostre due ponette di sempre che abbiamo portato qui per fare scuola ai bambini. Tra poco anche questo asinello farà scuola ai bambini, se non farà la brava. Comunque. E allora, qui nella scuderia principale, non so come chiamarlo, abbiamo questi, aiutami, aiuto da casa. Che devo dire io? Non lo so, qui selliamo i cavalli. Qui selliamo i cavalli. Vabbè, abbiamo la fontana, insomma, tutto lo spazio del mondo. Poi, qui non lo so cosa ci sia, aiutami, non lo so. No, non lo so neanche io. Ottimo. Per te. E abbiamo poi il fienile. Qui due pane meravigliose che ci salutano. Ciao! Ciao piccole! È incazzata Giulia, vabbè. Zaira no, guarda, è curiosa. Giulia, non si danno i morsi. Proseguendo, dopo il fienile abbiamo questo meraviglioso tondino. E cosa si può dire sul tondino? Sappiamo tutti a cosa serve e quindi proseguiamo. Una scuderia in cui abbiamo le docce. Non mi riprende. No, va bene. E un'altra fila di box in muratura. E questo chi è? Questo è Viper. Viper. Gatti. Sì. La parte più importante di un maneggio. Sì. Cos'è? La scaletta per seguire. La salire scaletta per salire. E il campo. Ok. Appena stato tirato. Dicevo, è appena stato tirato. Da chi? Da chi? Da chi? Ma la figura dietro. E qui abbiamo questo immenso campo interno, ma non penso ci sia da... Con le tribune. Con le tribune, esatto. E poi tribune anche qui. Abbiamo, ovviamente, come si è visto, un campo anche coperto. Che andiamo a vedere. Campo grande, adesso andiamo a vedere il paddock. Vamo. Paddock e alcuni invece non sono compresi nei 6, quindi in realtà sono di più, hanno anche il loro box o la capannina, come ad esempio lei, benvenida. Poi lì ricordami di c'è Focus che sarà dentro, e qui abbiamo questo paddock enorme. No, forse mi devo avvicinare. Ok, vai.
nell'ultimo paggio, che questo qua ci vivono i bonetti della scuola. Voilà. Galak, ovviamente il grigio. Faremo un video per i cavalli della staffa. Abbiamo Minnie, la Saura, e l'altro grigio che mi sfugge il nome, oddio, come si chiama? Spirit. Già. E poi abbiamo quel fanno 18 che si chiama Oscar. Oscar. Omar. 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 Oscar. Omar, Omar, Omar. O nano malefico. O nano malefico. Dove siamo? Come si chiama il posto? Chi siamo? Dove andiamo? Allora, intanto vi ringrazio per aver guardato questo video. E ovviamente non ho detto dove siamo. Ovviamente perché? Ovviamente. Perché sei scema. Comunque, ci troviamo al circolo ippico La Staffa di Cinisi. E informazione importante che potevo non tralasciare, però vabbè. E comunque, da questo campo immenso io vi saluto, spero vi sia piaciuto e se vi va vi presenterò tutti i cavalli nel prossimo video. Ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, se vi va commentate. Rimane. Basta.